Ehi, bravo ragazzi, benvenuti in questo video qui, sai, per oggi sono qui in questo video di GTA 5 Online. Oggi ragazzi non saremo a fare un video glitch, ma bensì andremo a vedere le nuove moto che dispone questo nuovo DLC. E ragazzi, prima che inizi il video vi invito a lasciare 40 like per un prossimo video di GTA 5 Online. E ragazzi, mi scuso se non è uscito martedì o mercoledì, ma ho avuto molto da fare e tra l'altro ho portato anche un video molto serio sul canale e vi invito di andarlo a vedere. Bene, detto questo, passiamo al video. Ok ragazzi, direi di iniziare con questa nuova moto, o meglio quad, che è una Nagasaki Street Blazer, che possiamo trovarla da $81.000 sul sito della San Andreas Super Auto. Bene ragazzi, io ho già il quad qui, già modificato al massimo, e ora l'andremo a provare insieme su strada. E ragazzi, una novità che ho appena visto è che possiamo impennare col quad dalla partenza, e tra l'altro ha un bellissimo scatto, cioè fa uno scatto spettacolare e puoi impennare. È una cosa davvero bella e ha una tenuta davvero fantastica. E poi con le modifiche che si possono fare, stupenda, specialmente questo alettone. Come ho già detto, alla partenza molto bello lo scatto che fa e anche l'impennata. E come potete vedere, ragazzi, ha una buona tenuta. Bene, passiamo alla prossima. Ok ragazzi, direi di passare da 4 ruote a 3 ruote. Sì ragazzi, avete capito benissimo. È uno spettacolo questa moto e la potete acquistare da San Andreas Super Autos al prezzo di $210.000 e scegliere i vari colori. Ragazzi, come potete vedere, la mia moto è già qui ed è uno spettacolo perché anche questa fa un bello scatto e c'ha una tenuta spettacolare. E tra l'altro, guardate qui una roba assurda, proprio bella. Ma guardate sto ba. Dicevo, ragazzi, molto bella come moto, anche originale, con le sue 3 ruote, con queste uscite di marmitte, molto spettacolare questa moto. È anche una mol cioè, ha molta tenuta e mi sta piacendo. Facciamo qualche curva, molto, molto, molta tenuta come ho già detto prima, mi sta piacendo. Bene, passiamo alla prossima. Ok ragazzi, eccoci qui con la terza moto di questo nuovo DLC e ragazzi, passiamo da 3 ruote a 2. Ok ragazzi, andiamo sulla Shih Tzu Ankuku Drag. Come al solito ci sono vari colori e la possiamo trovare a un prezzo di $976.000. Ok ragazzi, eccoci qui con la nuova moto già modificata e andiamola a provare. Ragazzi, devo dirvi che per il design è davvero fantastica. Come potete vedere, non possiamo impennare. Questa qui è la prima persona, molto bella. Ragazzi, mi sta piacendo molto. Ha una tenuta assurda. Proviamo a girare. Mamma mia, ragazzi, che freni spettacolari! Troppo bello, ragazzi! Dei freni spettacolari. Proviamo a fare una curva azzardata. Ok, ragazzi, ho cliccato giusto un secondo, L2 per frenare, proprio giusto un secondo, è davvero fantastico. Mi sta piacendo molto, molto bello. Ok, passiamo alla prossima. Ok ragazzi, eccoci qui con un'altra moto a 2 ruote, la possiamo trovare sul sito di San Andreas Super Autos e si chiama Shih Tzu Defender e la troviamo a $412.000 e ovviamente ci sono sempre gli 8 colori disponibili. Ok ragazzi, la moto già ce l'ho truccata e la andiamo subito a provare. Intanto proviamo a impennare. Ok, impenna giusto un pochino. Ragazzi, direi questa moto molto veloce e tra l'altro ho notato che di dietro non c'è. Molto bella, facciamo una curva. Ho giusto toccato un secondo l'acceleratore, tanto bel paletto spiantato. Proviamo un po' questa moto. Facciamo questo salto, ragazzi, vediamo. Vediamo, vediamo. E ho fatto un fail. Ok ragazzi, passiamo alla prossima moto. Ok ragazzi, eccoci qui con la quinta moto, ovvero la Western Bat Bike, che la possiamo trovare sempre sul sito di San Andreas Super Autos e la possiamo trovare sui $48.000. E qui invece c'è solamente questa verniciatura che secondo me è molto figa perché è effetto ruggine e quindi mi piace molto. Ok, andiamola a provare subito. Ok ragazzi, eccoci qui con la moto già truccata e la andiamo subito a provare. Intanto possiamo vedere che impenna,
Ragazzi, come al solito vi dico che la carrozzeria mi piace molto, specialmente questi cerchioni. Poi tutto un effetto ruggine molto ma molto bello. Vediamo come si comporta in strada, vai. Ah, la tenuta un po' uno schifo. E proviamolo ancora un altro po'. Vediamo un po', ragazzi. So che sto rivedendo un po' altre cose, ma scusatemi. Dai, diciamo che se si frena alla fine riusciamo anche a girare molto bene, anche se la tenuta non è delle migliori. Ok, direi di passare alla prossima moto.